Ah, un bell'articolo sulla pancia gonfia, interessante. Ma no, queste cose non funzionano. Devo fare qualcosa. Pancia gonfia in estate? Mai più. Anche per voi la pancia gonfia in estate è un vero tormento? Eh già, disturba il meritato riposo estivo e infastidisce se bisogna uscire in compagnia. Capisco, tutti ne parlano, ma evidentemente nessuno sa come fare a sgonfiare la pancia e mantenerla piatta. Devo dire che anche molti consigli che leggo o ascolto sono proprio sbagliati. Uno magari ci prova ma non ottiene risultati e pensa che la sua pancia abbia qualcosa di strano. Invece no. In questo video voglio rispondere alle domande più frequenti che ricevo sulla pancia gonfia e vi svelerò i trucchi che funzionano davvero per ottenere una pancia piatta, libera e sgonfia ogni giorno. Ovviamente hanno a che fare con l'alimentazione, ma non solo. Ascoltate bene, cosa mangiare a colazione? Fate pure una colazione speciale, ma se tendete a gonfiarvi, evitate la frutta, i latticini e i succhi freddi. Potete prendere latte vegetale, ma tiepido, mi raccomando, né caldo né freddo, con cereali integrali senza zucchero, oppure con pane o fette integrali, marmellata bio e una manciata di frutta secca. Per la colazione potete seguire anche i consigli che trovate in questo mio altro video. Arrivati all'ora di pranzo, volete fare un pasto leggero che non gonfi? Pranzate con verdure e cereali integrali. Il mio consiglio è scegliere verdure fresche, crude, che insieme ai carboidrati integrali non gonfiano e danno energia. Le verdure potete prepararle in questo modo, così sono già pronte. E i cereali è meglio mangiarli in chicchi, in insalata, non troppo caldi e conditi con olio crudo ed erbe aromatiche. Anche se non siete intolleranti, in estate evitate il pane bianco e mangiate semmai gallette di riso o di mais. Come queste, croccanti, gustose e leggere. Sapevate che la cena è la principale causa del gonfiore addominale al mattino? Allora fate anche voi una cena leggera. Alla sera concentratevi su verdure e proteine magre, meglio se vegetariane. Se avete molta fame, create un piatto unico aggiungendo alla verdura e alle proteine anche dei cereali, come pasta integrale o pasta senza glutine, riso, orzo, farro, quinoa. Sono gustosi, leggeri e mangiati così non gonfiano. Come fare per non mangiare troppo a cena? Ascoltate il prossimo consiglio. Spezzate la fame con gli spuntini. Non soffrite la fame. Anche se volete mantenere la pancia piatta, arrivereste al pasto successivo con una voragine nello stomaco e rovinereste tutto l'impegno. In più, saltando i pasti, il metabolismo si scombina e non si ottengono buoni risultati. Molti dei cibi usati come spuntini, dolci zuccherini, frutta fresca, cappuccino o snack salati e industriali fermentano nell'intestino creando aria nella pancia. Allora fate spuntini più asciutti con gallette di riso o di mais, pane integrale con crema di mandorle, tarallini integrali, frutta secca, barrette di sesamo o barrette proteiche. Lo dico sempre, evitare i cibi industriali sembra complicato. Ma basta solo organizzarsi. Come? Basta ridurre i prodotti confezionati e portare da casa i cibi giusti per non doversi trovare a mangiare fuori quello che si trova senza criterio. I cibi industriali sono spesso pieni di additivi chimici che intossicano, aumentano il gonfiore, provocano pesantezza e stimolano un senso di fame artificiale e voglia di zuccheri. Posso bere il caffè e fumare? Non dovrò mica rinunciare al mio bicchiere di vino? Molte domande che ricevo riguardano tè, caffè, alcol e fumo. È estate, tutti vogliamo rilassarci un po', è vero, ma queste abitudini acidificano il corpo, creano infiammazione e favoriscono aerofagia e addome gonfio. Cosa fare allora?
Bevete tisane al posto del tè, caffè sì, ma di cereali, e bevete sempre molta acqua. E per una bella bibita fresca preparate le ricette di infusi di frutta e verdura come spiego in questo video. Bere è importantissimo per la pancia gonfia e a questo proposito ho un segreto speciale che vi spiegherò alla fine di questo video. È facile stare bene in estate e avere la pancia piatta con le mie strategie, non credete? Mettetele in pratica e anche voi vivrete una vera estate di benessere. E per avere tanti altri consigli naturali basta iscriversi al mio canale con un clic. Altro consiglio, lasciate stare gli zuccheri. Qualcuno di voi mi dirà: Simona, so che gli zuccheri gonfiano, ma proprio non riesco a resistere. Lo capisco, ma fate così. Quando vi viene voglia di un dolce e lo guardate pensando se mangiarlo o meno, pensate a come si gonfierà la pancia e al disagio che proverete. A quel punto scegliete cosa preferite, soddisfare la gola o avere una bella pancia piatta? Con il caldo gli zuccheri fermentano nell'intestino e creano un gonfiore permanente. Se scegliete di mangiare il vostro dolce, va bene, nessuno ve lo vieta, ma almeno saprete che se la pancia si gonfia, lo avrete deciso voi. Volete bere senza gonfiarvi? Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Lo sapete che la maggior parte delle volte sono i liquidi a gonfiare la pancia più che gli alimenti? Ma bere bisogna, soprattutto in estate. Basta solo evitare i liquidi troppo freddi e troppo caldi, non bere durante i pasti e bere a piccoli sorsi acqua minerale a temperatura ambiente durante il giorno. Evitate le bibite gassate e i succhi zuccherati e vi assicuro che vedrete la differenza. E se volete un consiglio o una consulenza personalizzata per sgonfiare la pancia e per le vostre esigenze di salute, contattatemi dal form che trovate in questa pagina. Buona estate! Vi è piaciuto questo video? Condividetelo sui vostri social e con i vostri amici, così anche loro avranno una bellissima pancia piatta tutta l'estate e oltre. E sul mio sito, all'indirizzo nell'info box qui sotto, trovate tanti altri consigli utili per la salute naturale dell'estate e di tutto l'anno. E mi raccomando, scrivetemi qui sotto le vostre domande, le vostre esperienze e i vostri commenti. Vi aspetto. Buona estate e iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!